Luigi Ortu, segretario provinciale dell'ANPI. A giorni ci sarà queste votazioni, 20 e 21. Qual è la posizione dell'ANPI? Beh, la posizione dell'ANPI è senz'altro per il no a questo referendum, in fondo per gli stessi motivi per cui ci eravamo schierati per il no al referendum costituzionale del 2016. È il problema della rappresentatività, il taglio dei parlamentari, a parte la motivazione di un risparmio che è praticamente minimo, comporta invece, d'altra parte, la riduzione drastica della rappresentatività. In sostanza vuol dire che meno parlamentari, vuol dire che ogni parlamentare rappresenterà un numero più ampio di cittadini di adesso. Noi in una situazione come è Viterbo, ad esempio, mentre oggi abbiamo la possibilità di parlare, contattare, discutere con i nostri rappresentanti in Parlamento, di qualunque partito che si siano, se dovesse passare questa modifica della Costituzione, non so quanta, credo che questa possibilità, anzi è certo che questa possibilità sarà di molto ridotta. Ogni parlamentare rappresenterà un numero molto più grande di persone, la possibilità di posizioni diverse, idee diverse, eccetera, è drasticamente limitata. Noi senz'altro tra la rappresentatività e la governabilità scegliamo la rappresentatività, cioè la democrazia in sostanza.